Sapete che ci sono i due pesi e due misure, no? Cioè tu, tua madre e tuo padre puoi dire quello che vuoi, ma loro basta che ti dicono una parola, il peso non è uguale, boom, ti viene addosso proprio un macigno. Una madre che ti dice non sei più mio figlio, non venire al mio funerale, così perché ti sei separato tra l'altro, sì. Cioè perché volevi essere felice, non lo so, che, cioè è una roba da prendere sul petto, è tanta roba, però vedi che lui non è sotto, che non vede la cosa. L'importante è essere coscienti di quello che ti accade e la devi un po' gestire, insomma, e quindi probabilmente lui non direbbe mai una cosa così ai figli, quindi la catena si spezza, sì. Non solo evitando le persone, ma lavorando quello che non hanno lavorato i tuoi genitori. Sapete, come dice la Bibbia, la linea è una sola, no? Tutte le cose dei vostri avi, dei vostri cosi e due che non, tre, ha, che, non, no, che non hanno elaborato, quello che tuo nonno non ha elaborato, quello che tuo padre non ha elaborato, lo devi elaborare tu, se no lo elaborano i figli. Cioè quella cosa lì è la cosa continua, quindi lui in realtà da quella cosa lì si è emancipato, quindi suo figlio dovrà lavorare su altre cose, non su un sicuramente, padre che no? Gli dice non viene a mio funerale, se non so cosa ci sarà in quegli anni là. Quindi lavorare noi su di noi, perché i nostri figli non debbano lavorare sui danni che noi abbiamo fatto. Perché tanto è comunque sempre la stessa cosa. Certo. E quindi se qualcuno quel lavoro è sporco, qualcuno c'era una volta. Quel lavoro sporco lo deve fare. Ho lasciato dopo 10 anni da ristorante, il ristorante di famiglia, perché ho capito che non mi faceva stare bene e ho imparato a non far vincere l'orgoglio. Perché lì c'è l'orgoglio che dice adesso io sì. Lo porto avanti, lo faccio funzionare, no? Che io lo sento tantissimo ancora, dico adesso faccio quel programma in TV e faccio vedere che sono ancora, poi mi dico ma che cazzo, mi vanno a fare yoga per i bambini a scuola. Però la parte di ego dice non è che magari poi pensano che non sono lì perché non sono più bravo, ma che non è una capito? Quelle menate da ego. L'importante è lasciare andare, lasciare mollare o non mollare. Minchia, quando mio figlio scorreggia nella 500, ragazzi, come scorreggia nel gilet. Va bene, va bene. Allora, chiedo un ascoltatore se Tolstoi o magari era Toy Story. Ah, era... potrebbe. Suonava più Toy Story, devo dire la verità. Con la voce di cosa? Di Frizzi. Di Frizzi. Era esatto, con la voce, certo. Di Frizzi. Il fuoco lo è, ok. Mani in alto. Sentite che meraviglia queste parole e questa canzone. Non esiste rigidità. Questo per me è molto salutare, perché tutto ciò che vive scorre a partire dal nostro sangue, a partire dalla nostra aria. Tutto ciò che vive scorre. La logica della vita è la fluidità. Quando invece qualcosa si ferma e si irrigidisce, non scorre, non fa scorrere, blocca il processo con tutte le conseguenze fisiche, non solo fisiche, psichiche, eccetera, che si possono prevedere. Poi va bene, questo è, ma io non sono una pianta, io contengo la pianta, ma non sono un animale, lo contengo, c'è la vita vegetativa dentro di me, c'è la vita appunto animale. I greci avevano le parole giuste, bios e zoe. Quindi esiste una dimensione bios, biologica, ed esiste una dimensione zoologica, la vita, però la vita è anche psiche. E quindi vivere ad essere umani significa avere queste tre dimensioni, coltivarle insieme, in armonia, per quanto è possibile. Quindi cosa ha bisogno la mente? Di luce. Così come la pianta ha bisogno di luce per la fotosintesi, anche noi abbiamo bisogno di luce per la nostra noosintesi. Per capire perché noi adesso in questo momento siamo sul pianeta Terra, soprattutto noi europei, siamo turbati, depressi, confusi, sballottati, perché non capiamo. La mente ordinaria non ama stare nell'incertezza, perché ha bisogno di nutrirsi, capite? La mente ha bisogno di mangiare, di avere direzione, certezza, sapere. When your day is long.